Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Allora, questa sera qui con noi, come ogni venerdì, Luca Romano, ma non sarà solo, insieme a lui avremo una rappresentante di Unione Popolare per parlare di energia, clima, nucleare in particolare, ovviamente. Quindi, senza perdere tempo, visto che è già tardi, chiedo scusa per il ritardo ad entrambi. Benvenuta Elena Mazzoni di Unione Popolare e bentornato a Luca Romano. Ciao, mi sentite tutti? Ciao Ti sentiamo, Luca. Una a tutte e tutti, grazie dell'invito. Ciao Elena, grazie a te per aver accettato. Allora, eccoci qua. Come dicevo, appunto, oggi parliamo di energia. Elena, correggimi se sbaglio, tu sei, insomma, appunto, esperta della tematica. Se vuoi presentarti per chi non ti conoscesse, Allora, visto. in realtà no, esperta del tema energia, no? Io sono un'attivista ambientale, piuttosto attiva nei movimenti, quindi movimenti per il clima, faccio parte insieme alla mia organizzazione della campagna che chiede il ban degli inquinanti PFAS, mi occupo del tema del consumo di suolo, della gestione dei rifiuti, quindi diciamo le vertenze ambientali a 360 gradi. Ovviamente all'interno c'è anche la questione energetica, però io ho la tendenza a non guardare alla questione climatica solo da un punto di vista energetico, che è l'errore che molto spesso si fa anche nei programmi elettorali, di guardare solo alla questione energetica. E faccio parte di Unione Popolare, appunto, e sono stata candidata per Unione Avevamo Popolare capito di dalla Lazio. spilletta. Chiaro. Beh, io ho detto, metti che poi c'è qualche dubbio, quindi se Luca Romano lo conoscete di più, e allora ha detto, facciamoci conoscere. Sì, ma poi abbiamo visto anche la bandiera, quindi insomma non c'erano molti dubbi, ecco. Esatto, esattamente. E scusate, c'è anche Frida che lei ci tiene sempre ad essere presente in tutti i collegamenti, è Ma questo è molto un così must dei energica. miei ospiti, ma anche mio. Io ho tre gatti, ma in generale parecchi dei nostri ospiti hanno sempre gatti che girano per casa, quindi ci fa piacere. Transitano, esatto. Bene, io ti faccio per iniziare, così rompiamo subito il ghiaccio, visto che mi hai detto appunto che non ritieni ovviamente la questione energetica, l'unica questione legata al problema del cambiamento climatico, ti chiedo quanto conta per te appunto la questione energetica e cosa ne pensi dell'energia nucleare, così iniziamo subito a capire. Così iniziamo subito col botto. Esatto. Allora, io tra l'altro devo fare un outing perché mio fratello è un fan sfegatato di Luca Romano. E quindi ogni Attenzione, volta abbiamo un che conflitto di interessi. abbiamo un conflitto in famiglia, perché noi andiamo d'accordo su tutti i temi al 99%, tranne appunto quando si parla di nucleare, perché io tendo ad avere una posizione scettica. E mentre mio fratello, comunque, essendo un sostenitore, un fan, un seguace, quindi si informa molto sulla pagina dell'avvocato atomico, e invece mi dice: no, guarda, controlla bene perché devi seguire anche quello che dice lui. Allora, la questione è che noi non possiamo veramente ridurre il problema dell'emergenza climatica alla questione energetica, anche se sappiamo che la maggior parte delle emissioni derivano proprio dal consumo di energia, quindi da come l'energia viene prodotta, da come l'energia viene consumata, da come l'energia arriva, e sicuramente in un certo senso anche dall'accessibilità da un punto di vista economico al mercato dell'energia. E dall'altro c'è tutta la parte dei fossili, dei combustibili, della circolazione dei mezzi privati, della questione appunto del trasporto pubblico, un trasporto che possa essere accessibile a tutti, è più pulito e più sostenibile. Quindi, quando io dico che non dobbiamo parlare semplicemente di energia, non è perché io voglio
dire che il tema energetico non sia un tema importante e impattante, ma perché molto spesso sento parlare di contrasto al capitalismo fossile. Mentre noi come Unione Popolare abbiamo un'idea diversa, cioè il contrasto nostro è al capitalismo tout court, e concentrarsi solamente sul capitalismo fossile sarebbe come dire che il resto del capitalismo è accettabile. Per noi no, quindi non Il è dire capitalismo cattivo. non è quello. Esatto, cioè non è cioè il capitalismo meno cattivo, il capitalismo per noi il capitalismo è il problema, come il neocolonialismo, come il patriarcato, quindi lo inseriamo, diciamo, in un contesto un po' più ampio. Poi la posizione di Unione Popolare sul nucleare è una posizione ovviamente di contrarietà, c'è cioè nel nostro programma elettorale, quindi c'era nel programma diciamo conciso ed anche nel programma più esteso. Però diciamo, siamo sempre pronti ad apprendere nuove notizie. Poi il modo in cui ci approcciamo noi è sempre un modo piuttosto dialogativo, quindi lo affidiamo anche alla scienza. Ma se posso dire solo due cose, poi ho l'impressione che la signora confonda il discorso dell'energia col discorso dell'elettricità. Quando si parla di energia, ci si riferisce all'energia totale, quindi il problema dell'energia include già il discorso dei trasporti, ad esempio, e delle industrie e dei riscaldamenti. Perché quella è energia, anche se non è energia elettrica. Ovviamente la questione del nucleare e dell'elettricità sono cruciali nell'ambito energetico in generale, perché una delle cose da fare fondamentali per la transizione è l'elettrificazione. Quindi spostare, tra virgolette, i consumi da energia primaria a energia elettrica, perché l'energia elettrica la sappiamo produrre in maniera pulita e perché l'energia elettrica è anche più efficiente. Poi, ovviamente, si può fare un discorso di riduzione dei consumi, è una cosa che nel programma di Unione Popolare e anche nelle dichiarazioni di molti loro rappresentanti ho sentito spesso che bisogna ridurre i consumi. Ma una cosa che invece è proprio impossibile fare se si vuole ridurre i consumi è ridurre i consumi elettrici. I consumi elettrici dovranno per forza aumentare per ridurre i consumi totali, perché una parte della riduzione la si fa spostando il consumo dal termico all'elettrico, che è più efficiente. Quindi se noi andiamo, per esempio, a fare i riscaldamenti con le pompe di calore, che sono più efficienti e più ecologici, vanno a diminuire il consumo energetico totale, ma va a aumentare quello elettrico. E la stessa cosa vale ovviamente con le auto elettriche, la stessa cosa vale con l'elettrificazione dell'industria e quant'altro. Quindi questo è, diciamo, il primo appunto che mi viene da fare. Dopodiché, ovviamente, il discorso del capitalismo non voglio affrontarlo, innanzitutto perché ci sono persone, come dire, più valide di me che possono sostenere le ragioni del capitalismo o meno. E poi perché io stesso non sono necessariamente un fan del capitalismo, è una cosa, cioè un tema sul quale tendo a esprimermi poco. Mi considero un socialdemocratico, quindi non sono a favore, diciamo, del liberismo selvaggio, ma neanche della diciamo, socializzazione di tutti i mezzi di produzione. Però ecco, l'idea che io combatto spesso è l'idea che solo abolendo il capitalismo, in qualche modo la crisi climatica si sistemi da sola. Questa credo che sia un'idea molto pericolosa, innanzitutto perché induce a una non azione, nella misura in cui oggi il capitalismo non è in via d'estinzione, non sembra essere la rivoluzione comunista globale, non sembra essere dietro l'angolo. E quindi, ok, fin tanto che il capitalismo sopravvive, che cosa facciamo nel frattempo? C'è un modo, qualcosa che possiamo fare per l'ambiente senza necessariamente arrivare all'abolizione del capitalismo? Questa è la prima domanda su cui vorrei una risposta. E l'altra cosa è che se noi togliamo il capitalismo, l'esigenza di energia non viene meno. E per quanto ci siano sicuramente degli sprechi che si possono ridurre, esistono una serie di esigenze primarie delle quali non possiamo fare a meno, e delle quali una grossa fetta del mondo avrà sempre più bisogno, che includono una produzione di energia. Per cui, una volta tolto il capitalismo, resta comunque il problema di produrre energia pulita. Prego, Elena.
Sì, no, io no, allora non sono in contrasto con quello che dice Luca. In realtà non è che io confondo, io ho espressamente detto che per noi non è banalmente parlare crisi climatica, attaccarla alla questione energetica. Quindi è diverso da dire confondiamo i due piani. Era semplicemente una valutazione su un piano più ampio, perché quando parliamo di crisi climatica dentro ci mettiamo molte cose. Poi, che il capitalismo, allora, confondiamo anche qui i piani forse, perché un conto è dire che la rivoluzione comunista non è in atto, e questo io sono la prima purtroppo a doverlo ammettere. Un'altra cosa è dire che il capitalismo non è in crisi. Il capitalismo è un sistema assolutamente in crisi, le sue crisi le ha dimostrate, ci sono economisti che hanno dimostrato, hanno scritto, hanno studiato come il capitalismo sia in crisi. La capacità del capitalismo, a differenza di altre cose, di altre forme anche Però era a di dire, ci sono economiche, economisti che è di hanno. sapersi rinnovare. È di sapersi rinnovare, diciamo, alla capacità di rinnovarsi, quindi anche quando è in crisi, di solito tende poi a spostare i costi della propria crisi sugli altri. Quindi magari chi lo contrasta al capitalismo si trova poi a doverne subire gli effetti. Quindi, diciamo, è in grado di mutare. Ma volevo solo dirti che Che, comunque dire che ci sono degli economisti che hanno studiato e hanno detto che il capitalismo è in crisi, ce ne sono altrettanti che dicono il contrario, quindi non la Sicuramente, prenderei come sicuramente. un'argomentazione, diciamo, fattuale. No, sicuramente, però il capitalismo, cioè, non è che vive proprio il suo momento migliore, è sicuramente aggressivo, però il capitalismo è in crisi, l'ha dimostrata la sua crisi. Ma il Anche la punto crisi è però che climatica non si inserisce esiste al momento dentro un'alternativa migliore, è quello il fatto. questo. Ma non siamo a Thatcher, però, che diciamo che non c'è un'alternativa migliore, c'è sempre un'alternativa migliore, cioè per noi c'è un'alternativa migliore, è per questo che abbiamo il nostro Poi programma cioè, e facciamo delle anche dire proposte. il capitalismo è in crisi mi sembra molto astratta come affermazione, cioè all'atto pratico che significa? Però poi usciamo un po' fuori tema, magari possiamo farne Sì, questo un'altra diciamo un po' fuori sul tema, è capitalismo. vero, è vero. Usciamo un po' fuori tema, andiamo a parlare del capitalismo invece Allora, quando tu che dici di che quello di cui dobbiamo crisi. parlare. Però no, vabbè, se noi vogliamo parlare della crisi climatica in quanto tale, ok, assolutamente quello che dice Luca Romano, io ripeto, in parte molte delle cose che lui dice le condividiamo, e assolutamente, cioè, dobbiamo trovare un modo per produrre energia che non sia un'energia che impatta ancora di più sulla questione climatica, che ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché non possiamo, cioè, non credo che questo si possa negare, che la crisi climatica noi oggi purtroppo la viviamo. Cioè, io sto, non so qual è la situazione da voi, ma io oggi facciamo 27 gradi qui dove mi trovo io, e No, stai qua mai in aspettando studio per fortuna domani. fa freddo, ma su questo canale non credo che ci siano negazionisti della crisi climatica. Esatto, non penso No, proprio no, no. che ci siano negazionisti climatici, anche perché le altre puntate che io ho seguito assolutamente non ci sono negazionisti climatici. Quindi bisogna trovare assolutamente un modo di produrre che sposti i consumi dal termico, questo è primario. Vogliamo dire che bastano le comunità energetiche locali? No, io non dirò mai una cosa del genere. Non sono io la No. persona che viene a dire che le comunità energetiche sono la risposta alle esigenze che ci sono dentro il paese, perché sarebbe veramente una posizione scorretta. Anche muovere i mezzi pubblici in maniera pulita e sostenibile richiede che ci sia consumo di energia elettrica. Quindi io sono assolutamente d'accordo, però io vorrei fare io una domanda a Luca, allora, a questo Assolutamente, punto. vai. Esattamente, come la possiamo produrre questa energia? Perché non basta il fotovoltaico, non basta la comunità energetica di prossimità, non bastano solamente le rinnovabili, ce lo siamo anche detto e ci siamo interrogati su questo. Cioè, qual è un'alternativa, una chiave con cui noi possiamo guardare a questo problema e cercare di scardinarlo? Beh, se lo chiede a me, che faccio l'avvocato Sì, dell'atomo nella lo vita, voglio sentire. chiaramente la mia risposta è che alle rinnovabili bisogna affiancare una quota più o meno importante di produzione di energia nucleare, che è a basso impatto ambientale, non è emissiva e
come dire, ed è in grado di produrre in maniera continuativa e quindi integrando con le rinnovabili si può avere una produzione di energia elettrica che può essere tranquillamente al 95, anche 100% low carbon in Italia. Dipende poi da paese a paese, perché la capacità di modulare la potenza non è tipica né delle centrali nucleari né delle rinnovabili. Le centrali nucleari possono farlo, ma non troppo rapidamente, le rinnovabili non possono farlo. L'unica rinnovabile che può farlo è l'idroelettrico. In Italia di idroelettrico, per fortuna, ne abbiamo un po', un 15%, che però è sufficiente. Cioè l'Italia, se avesse 25-30 gigawatt di centrali nucleari attive, affiancati a circa 100-150 gigawatt, 100 gigawatt di fotovoltaico più 50 di altre rinnovabili, eolico, geotermico, idroelettrico, l'Italia potrebbe raggiungere le emissioni zero per quanto riguarda l'elettricità. Se a questo si affianca una politica di elettrificazione, quindi incentivando le pompe di calore per i riscaldamenti domestici, l'elettrificazione dell'industria, le auto elettriche e tutto quanto, l'Italia potrebbe raggiungere diciamo il 100% di energia low carbon. Non vale per tutti i paesi, perché l'Italia per la modulazione istantanea può usare l'idroelettrico, altri paesi non sono così fortunati. Per esempio la Francia, pur avendo molto nucleare e molte rinnovabili, c'è quel 3-5% di gas di cui non riesce a liberarsi, perché la modulazione istantanea purtroppo ha bisogno di, dire, centrali altamente flessibili. Lo stesso varrebbe per la Germania, non credo che la Germania possa arrivare al 100% energia low carbon, però potrebbe arrivare al 95%, ecco, che non è poco quando parliamo del 95% della Germania, sono una riduzione di centinaia di milioni di tonnellate di CO2 anno. Quindi la mia risposta è entro quanto tempo, Luca, mi permetto di chiederti? Dipende. Dipende da quando prima si comincia, prima si arriva. Chiaramente un programma nucleare non si mette su in 6 mesi, per cui mentre la parte diciamo rinnovabile si può fare più rapidamente, bisogna iniziare a fare quello che si può fare subito, si fa subito, e poi nel frattempo si inizia con il nucleare, si inizia con il siting, con il progetto. Poi una volta che diciamo il programma è avviato, se si iniziano i lavori su abbastanza siti contemporaneamente, poi le cose si fanno con una certa celerità. Il grosso diciamo, problema degli impianti nucleari recenti in Occidente, le due centrali europee e quella americana a Vogtol, è stato che si è fatto un impianto per volta, e quindi non c'è quella serializzazione dei processi che aiuta a velocizzare le cose. Se però invece di fare un impianto per volta se ne fanno 20, il primo magari va un po' in ritardo, però tutti gli altri imparano dagli errori del primo, no? Al secondo magari c'è qualcos'altro che non va, e tutti gli altri però imparano dagli errori del primo e del secondo, per cui hai quella che si chiama una learning curve, e poi dopo i primi 3 o 4 gli altri, come dire, li costruisci in automatico, no? Per cui quello che io dico sempre è che se oggi l'Italia dovesse iniziare un programma nucleare, possiamo aspettarci le prime centrali che entrano in operatività nella seconda metà degli anni 30. Quindi evidentemente gli obiettivi 2030 vanno raggiunti in altro modo, con le rinnovabili, con l'efficientamento, ma per fortuna gli obiettivi 2030 non prevedono la carbon neutrality, perché sennò non ce la faremmo mai. No. Ma per gli obiettivi 2050 invece avremo largamente margini di tempo. E un altro tema, scusa, non voglio fare la conduzione, però mi viene la domanda, cioè, perché un altro tema che viene spesso affrontato... Poi però vogliamo sapere se le risposte ti soddisfano, se sei disposta anche a cambiare idea nel caso. No, vorrei fare un'altra domanda, perché volevo chiedere quello che, diciamo, viene spesso sollevato, che è il tema appunto delle scorie. Immagino che Luca sia abituato a questa diciamo domanda. E a livello europeo si era molto discusso l'eventuale progetto di un deposito europeo di scorie, perché poi cioè, effettivamente questa problematica esiste, perché nessuno vuole le scorie, già produciamo comunque delle scorie perché sappiamo che ci sono strumentazioni mediche, insomma ci sono
sono varie cose che producono le scorie, quindi già c'è il tema delle scorie. E Sogema aveva, c'era tutto il progetto appunto del deposito delle scorie, e nessun territorio viene considerato idoneo o giustamente vuole nel proprio territorio questo deposito. Quindi c'era questo progetto del deposito unico europeo scavato in un'elevata No, profondità, sono perché due cose diverse. il tema delle scorie è un tema che viene sempre sollevato, quindi ero interessata anche a un approfondimento su questo, perché così. Allora, sono due temi diversi in realtà, nel senso che ci sono i rifiuti radioattivi di medio e basso livello, che non sono quelle a cui ci si riferisce con scorie nucleari. Quindi ci sono i rifiuti radioattivi per i quali non c'è un progetto europeo, ma c'è una normativa europea che invece dice che ogni Stato si deve gestire le proprie. E per Tocca ai questo suoi. ci sono. Cioè, ad esempio, ci sono paesi che non hanno mai avuto energia nucleare come la Norvegia e l'Austria, che però hanno depositi di rifiuti radioattivi, perché, come ha ricordato, questi rifiuti si producono anche in altri ambiti che non sono quello Sì, della. anche il Certo, CNR ha alcuni ci strumenti che sono. producono i rifiuti, ma anche alcuni rifiuti medici. Assolutamente, è tutto corretto. Invece, le scorie nucleari propriamente dette. C'è stata, si è ventilata l'ipotesi di fare un deposito unico europeo, ma non perché siano un problema che non vuole nessuno, in realtà è proprio il contrario, è perché ce ne sono talmente poche che per molti paesi Sento più. non vale un 500 metri di profondità per mettere veramente una quantità di materiale che oggi sta in una stanza. Okay, perché le scorie nucleari propriamente dette sono volumi estremamente ridotti. Se noi consideriamo, per esempio, la Svizzera ha un deposito che è famoso, ci sono le foto su internet, le scorie nucleari della Svizzera occupano uno spazio che è quello di una palestra da basket e la Svizzera produce energia nucleare da 45 anni. Scusa, scherzavo, da 60 anni e fanno il 45% del fabbisogno energetico della Svizzera, okay? Che è comunque un paese industrializzato con un alto consumo pro capite, anche se è piccolino. Allora, chiaramente la Svizzera, peraltro, non fa parte dell'Unione Europea e quindi sta costruendo il suo deposito Esatto, di il suo profondità. deposito, esatto. E lo stesso ha fatto la Finlandia, che pure, però la Finlandia lo ha fatto con la prospettiva di riempire il deposito nel corso di un secolo e mezzo. Cioè, il deposito, quando loro lo andranno a chiudere perché è pieno e lo sigilleranno, sarà il 2140. E per cui loro l'hanno costruito con questa prospettiva molto di lungo termine. Altri stati dicono: ma perché io devo spendere adesso per una cosa che mi servirà tra 100 anni e magari nel frattempo si trovano altre tecnologie? Per cui qualcuno ha detto: facciamone uno per tutta l'Europa e se ne sta discutendo. Ovviamente. È facile che una cosa del genere sarebbe ospitata dalla Francia, perché la Francia è il primo paese produttore di energia nucleare in Europa. In Europa ci sono 120 reattori, 56 sono in territorio francese. Però non è neanche detto perché la Francia, per esempio, nonostante abbia tanti reattori, produce meno scorie di altri, perché loro fanno il riprocessamento. Quindi loro separano la parte proprio più problematica da quella meno problematica che un volume maggiore, per cui alla fine la Francia produce un volume di scorie inferiore a quello di altri paesi. Vabbè, questi poi sono dettagli. Comunque, le scorie si gestiscono come si gestiscono tante tipologie di rifiuti tossici, pericolosi, che noi produciamo perché abbiamo esigenza di produrli, perché riguardano, diciamo, dei settori dove non è rinunciabile l'attività produttiva. Gli ospedali, banalmente, no? Adesso abbiamo parlato di rifiuti radioattivi di origine medica, ma l'industria farmaceutica produce anche moltissimi rifiuti chimici, e però non è una cosa a cui siamo disposti a rinunciare a curarci quando stiamo male. Non c'è questa opzione. Quindi bisogna gestire il rifiuto e lo si gestisce come si, insomma, in sicurezza, come si è sempre fatto. Nella storia del nucleare civile non ci sono mai stati danni ambientali da scorie gestite male. Questa cosa non è mai successa con le scorie nucleari perché sono volumi talmente piccoli che è molto facile tracciarlo. È successo invece con rifiuti di origine medica e anche con rifiuti radioattivi di origine nucleare militare, ma mai civile.
Bene, sei soddisfatta, Elena, delle risposte di Luca? Allora, io sono sincera, sono le domande che ci vengono sempre fatte, quindi io ho colto l'occasione di avere, perché non è il mio tema, no? Quindi ho colto l'occasione di avere una persona che è esperta, poi io mi sono appuntata tutto, me lo andrò a ricontrollare, perché diciamo, non che io possa pensare di avere la sua competenza perché lavoro su altro, però ho approfittato di questa occasione di avere... insomma, una persona che su questo tema lavora per fargli le domande che ci vengono solitamente fatte, soprattutto sulla questione del deposito europeo, perché è una questione che va avanti da anni effettivamente. Però e il dibattito è molto aperto. Il deposito europeo non sostituisce il deposito nazionale. Cioè, no, il deposito nazionale è per il rifiuto, certo, per l'affare nucleare, e l'altro è per il rifiuto radioattivo. Lo chiamiamo radioattivo, lo possiamo chiamare radioattivo, sì. di origine medica, di origine anche di studio, origine scientifica, ma mi sembra anche alcune cose delle ferrovie, forse avevo letto, ma probabilmente... Delle ferrovie non so, alcune industrie, ma guardi... Le industrie sicuramente, parte dell'industria, esatto, la clinica, sì, assolutamente. Se scuola o ospedale trova i rilevatori di fumo, ospedale, fumo, quando si scaricano sono rifiuti radioattivi, perché si basano sull'americio 241, cioè usano, esatto, proprio la radioattività per rilevare il fumo, quindi già quello, esatto, è un rifiuto. Era proprio questa la questione, perché spesso c'è confusione su questo tema, quindi perdonatemi, io ne ho approfittato, ho fatto un... No, ci fa piacere, Elena, questa tua, diciamo, curiosità e voglia, insomma, di dialogo. Io anzi segnalo che faccio, cioè io incontro volentieri i partiti, vado anche nelle sedi di partito a fare incontri, non ho mai ricevuto un invito da Unione Popolare. Quando volete, sono disponibile, ecco. Sono stato, ovviamente mi contattano più spesso partiti di destra, anche se è capitato con le sezioni giovanili del Partito Democratico, non mi è mai capitato con Unione Popolare, ma sappiate che io non faccio preferenze da questo punto di vista, vado da Calenda, come vado dalla Meloni, come vado da voi se mi invitate. Perfetto, ne faremo tesoro. Bene. No, io invece... Avevo, se posso fare poi un'osservazione io prima, cioè per più che altro, non so se la signora poi vuole commentare, io posto che, come ho detto, io non mi considero un comunista, ma però il fatto di portare alle persone energia in abbondanza, energia elettrica soprattutto, era una cosa che nel comunismo delle origini era parecchio presente. Una citazione di Lenin dice proprio che il comunismo è la socializzazione dei mezzi di produzione più l'elettrificazione di tutta l'Unione Sovietica. Ovviamente lui si basava, cioè, ragionava sull'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica infatti è stato poi anche un paese che nel nucleare ci ha investito molto. Insomma, anche oggi la Russia è un paese... come dire, che dal punto di vista della reattoristica ha un modello di reattore molto valido. Poi io, come dire, in questo momento mi pesa un po' parlare bene dei russi, però il loro modello di reattore di terza generazione avanzata è uno dei migliori, e infatti è stato acquistato da molti altri paesi in via di sviluppo, Bangladesh, Turchia, Egitto, stanno tutti costruendo reattori russi. Lo stesso peraltro vale per la Cina, che è un paese, diciamo, comunista, poi uno può discutere sulla tipologia di comunismo, no? Ci sono molti che non è vero comunismo, io non voglio entrare in questo, però almeno in teoria la Repubblica Popolare Cinese è governata da un partito comunista ed è il paese che più al mondo sta investendo nel nucleare, quindi stanno costruendo, guardi, è partita ieri mattina, sono partiti i lavori su un nuovo sito dove faranno altri 6 reattori, li fanno loro ne fanno 10 all'anno e li fanno a 6 per volta per sito. Cioè stanno veramente facendo una quantità mostruosa di centrali nucleari. E mi chiedo perché, a fronte di tutto questo, la sinistra italiana, ma anche in molti altri paesi europei, non tutti, ci sono delle eccezioni, però la sinistra occidentale ha invece adottato questa prospettiva antinucleare e, diciamo, in qualche modo... ostile proprio all'idea di, cioè, bisogna consumare meno, bisogna decrescere, mentre il comunismo delle origini era diamo energia a tutti, la società dell'abbondanza,
Mi chiedo a cosa è dovuto questo cambiamento. È una curiosità. Ma allora io credo due cose. Allora, da una parte c'è il fatto che è passato del tempo e quindi magari alcuni effetti di un certo tipo di visione politica, quindi anche l'eccessiva industrializzazione, hanno prodotto poi la questione che ci troviamo ora, scusate, ma io la gatta la devo levare perché altrimenti mi cade il telefono, e quindi anche a livello di crisi climatica in parte è prodotta anche da quel modello che magari era un modello eccessivamente sviluppista, eccessivamente industrialista, e quindi ha avuto le sue ripercussioni. E industrializzato, cioè puntavano comunque a industrializzare il paese, a renderlo comunque una potenza economica, giustamente anche a rendere l'energia e soprattutto l'energia elettrica accessibile a tutte e tutti. Questo è assolutamente vero. Però dall'altra parte credo che ci sia anche il tema della sicurezza dei territori e della salute. Cioè, questo è un tema che entra molto spesso quando ci approcciamo a un sacco di questioni, che sia la costruzione di un nuovo impianto, che può essere uno stadio, che sia la questione appunto del nucleare, su cui, ripeto, ho sempre un approccio molto, cioè mi interessa capire quali sono le altre posizioni, perché tendo ad ascoltare quello che è l'approccio scientifico. Questo l'ho imparato dai Friday for Future, prima non ero così. Ma io sono sincera, prima avevo un approccio diverso. Invece adesso, anche incontrando i movimenti, i giovani che hanno comunque una visione diversa, un approccio molto più scientifico, perché i Friday comunque hanno molto, molto nella loro base questa visione di ascoltare, di affidarsi alla scienza, cioè si affidano alla scienza quando la scienza dice che le emissioni procurano comunque l'innalzamento delle temperature, si affidano alla scienza quando la scienza dice che dobbiamo contenere le temperature entro 1,5 gradi, si affidano alla scienza anche quando la scienza dice che ci sono dei modi di produrre energia che possono essere puliti e che noi non avevamo considerato. Quindi questa parte sicuramente c'è, però credo che la questione di vedere come poi questi impianti impattano sui territori e sulla salute, poi sicuramente siamo un po' figli anche degli incidenti che ci sono stati in passato. Quindi magari anche questa visione è una visione che ha un approccio che guarda un pochino probabilmente più al passato che non al futuro. Io questo lo riconosco, Luca, cioè sono sincera. C'è questa visione probabilmente sia di aver visto che alcune politiche, alcuni modi di guardare alla società hanno prodotto la situazione di crisi climatica in cui ci troviamo, e l'altro comunque anche gli incidenti nucleari, molti a livello generazionale più lontano da me, però ce l'hanno quel ricordo. E quindi la paura di un incidente nucleare o la paura di una errata gestione delle scorie, finché non si può parlare di un nucleare pulito, di un nucleare nuovo, di un nucleare completamente di nuova generazione, l'approccio resta un approccio scettico. Quello che ha detto, cioè Chernobyl è stato un trauma generazionale, non c'è stato il minimo, non c'è il minimo dubbio. Diciamo che lì è un discorso di mancato confronto, io dico sempre. Nel senso che se si parla di Chernobyl ma non si parla mai degli altri incidenti, sembra che Chernobyl, cioè il nucleare sia l'unica tecnologia che può avere incidenti devastanti, mentre invece ci sono stati incidenti industriali molto peggiori di Chernobyl, Bhopal per dirne uno, no? Disastro della Union Carbide a Bhopal, o il crollo della diga di Banqiao, che al confronto Chernobyl, neanche se prendi le stime peggiori, ci arrivi neanche vicino. Parliamo di centinaia di migliaia di morti, centinaia di migliaia. Sì, credo che però culturalmente questa cosa impatti molto, perché anche il fatto, cioè, aver accolto i bambini di Chernobyl in Italia, tutta la questione come ha impattato anche sull'alimentazione, sull'agricoltura, e poi il clima comunque che si è generato, perché poi c'è stata tutta la cinematografia con con i bunker, quindi si è creato ovviamente questa questione culturale. Per questo io ti dico, è anche un approccio generazionale, e il confronto con i nuovi movimenti anche in questo potrebbe portarci ad una visione che è diversa. Poi ovviamente io ti dico quella
che è la mia opinione, e io ho sempre questo Ah, approccio, ma cioè la io sua cerco sempre di opinione ascoltare a è 360 gradi. assolutamente legittima, e tra l'altro le stavo dando ragione, nel senso che condivido il fatto che ci sia una questione generazionale e che Scusa. sia un fatto culturale. Aggiungo che il discorso del nuovo nucleare, il nucleare pulito, da quel punto di vista, invece, cioè, non arriverà mai quel nucleare che volete. Che vogliono quelle persone, non sto dicendo lei, nel senso che non esiste una forma di No, energia che non abbia un impatto sull'ambiente. sono Il contenta nucleare. che lo dici perché invece altri dicono di sì. No, perché altri. Sono Allora, molto contenta. a chi? si può fare un nucleare, si può fare un nucleare più pulito di quello di oggi? Sì, in qualche misura, nel senso che con i reattori di quarta generazione parte delle scorie si possono riciclare. Okay, ma resta comunque un sottoprodotto. Il punto è che resta un sottoprodotto con qualunque forma di energia. Non c'è una forma di energia che non generi sottoprodotti. Anche l'eolico e il solare lo fanno, perché la Certo. raffinazione e la produzione dei pannelli non crescono sugli alberi. Per raffinare silicio metallurgico devo consumare energia e poi per metterci idrogaggi in quel silicio, perché servono il gallio, il germanio, l'arsenico o altri elementi, il telluro di cadmio e quant'altro, si producono rifiuti, anche rifiuti speciali, rifiuti tossici, potremmo dire. E lo stesso vale per le turbine eoliche, soprattutto quelle offshore, perché richiedono magneti permanenti, quindi richiedono terre rare. Allora, tutte queste cose qua producono rifiuti. Allora, di nuovo, quando parliamo di nucleare pulito, la domanda è pulito rispetto a cosa? Perché se parliamo di quantità di rifiuti generati a parità di energia, il nucleare è pulito già oggi. Se pretendiamo che esista una forma di energia che non produca nessuna esternalità, allora nessuna energia è pulita, non esiste l'energia pulita. E questa è una conseguenza del secondo Questo è un termodinamica. discorso che viene, che facciamo, affrontiamo spesso anche sul tema dell'energia prodotta dai cosiddetti termovalorizzatori, no? Che se io penso all'energia prodotta dal termovalorizzatore, quanto impatta, vengo al tuo discorso, In vengo a realtà dire. l'energia del termovalorizzatore impatta relativamente perché sto bruciando un prodotto di scarto. Allora, se bisogna vedere sempre qual è l'alternativa. Se io quel prodotto, quel rifiuto non lo brucio, che fine fa? Perché non tutti i rifiuti sono riciclabili, lo sappiamo. E allora, Certo. se quel rifiuto lo lascio a decomporre, l'impatto è peggiore perché la decomposizione produce metano. Il metano è molto più climalterante della CO2. Quindi, se devo lasciarlo decomporre, è meglio bruciarlo. È il motivo per cui le centrali a gas hanno i bruciatori per le perdite. Perché se ho una perdita di metano, meglio dargli fuoco, meglio avere CO2 che metano in atmosfera. Allora, l'energia del termovalorizzatore ha un impatto ambientale che ovviamente c'è, ma è meglio dell'alternativa che è lasciare decomporre quei rifiuti. Perché non esiste riciclare determinate categorie di rifiuti. Poi, ovviamente, possiamo discutere dell'impatto sul Sulle tonnellate, territorio. su quanto ne bruciamo o su quanto ne vorremmo bruciare, su quanto può essere Chiaramente, recuperato. assolutamente, l'Unione Europea prevede una quota di riciclo che dovrebbe arrivare al Esatto. 75% e che noi non ci arriviamo ancora in molte parti d'Italia. Credo che ci sono alcuni comuni virtuosi che arrivano anche a qualcosina di più. Il mio è un comune virtuoso, fa l'83% di raccolta differenziata. Nel territorio del nostro comune vogliono costruire l'inceneritore Dove termovalorizzatore ti di trovi Roma. tu, Che Elena? Roma sta sotto, prego? Dove ti trovi tu, dico? Albano Laziale, in Albano. provincia di Roma, a Ah, ecco perché sei 19 km da così Roma. agguerrita contro il termovalorizzatore perché lo vogliono fare No, da quelle no, non parti. è, guarda, non è quello, è un tema proprio di quello che diceva Luca, cioè un comune virtuoso comunque che fa l'83% di raccolta differenziata, che è stato premiato, Però, che come sai, insomma, Roma è un veramente. po' più grande di Albano. No, Roma, il problema di Roma è che, come diceva Luca, l'Unione Europea ci dice di fare il 75% di raccolta differenziata Però e attenzione, l'Unione Roma ne Europea fa prevede anche una quota. il 45%. Assolutamente, Roma deve migliorare moltissimo su questo aspetto, però attenzione perché l'Unione Europea ci dice anche che del 25% rimanente l'obiettivo è proprio quello di
termovalorizzare il 20 e avere al massimo il 5% destinato alle discariche. Che non vuol dire 600.000 tonnellate, però giusto per ragionare poi in termini di numeri, perché un impianto da 600.000 tonnellate non vuol dire quel 20% di rifiuto che non può essere gestito in nessun'altra maniera e quindi deve essere recuperato. Non so quanto sia la produzione annuale di rifiuti di Roma e del Lazio, perché poi non penso che un ince territorio a Roma accoglierebbe solo i rifiuti del comune di Roma. Assolutamente, infatti non penso che raccoglierebbe però, solo. Però guardi che io adesso ragiono, la media dell'Unione Europea è di 1000 di una tonnellata per anno per abitante. Quindi siccome Roma fa più di 2 milioni di abitanti, sono più di 2 milioni di tonnellate. E quindi 600.000 tonnellate sono il 30% e più del 25%, ma non siamo lontanissimi. Quindi se oltre a Roma ci aggiungiamo diciamo, la provincia di Roma, 600.000 tonnellate non sono tanto lontane dal 20%. Perché diciamo una tonnellata all'anno per abitante. Però c'è già l'inceneritore di San Vittore. Io 2 minuti e devo chiudere, vi chiedo scusa, ma oggi è giornata molto impegnata. Scusateci, noi poi se volete continuare senza di me, io vi lascio qui. Devo andare a mangiare al volo. Abbiamo lasciato perdere tutto il resto, però io avevo troppe curiosità, quindi ho approfittato. È stata una conversazione assolutamente piacevole, devo dire. Comunque, ripeto, io poi i dati di consumo di rifiuti di Roma e del Lazio non li ho, quindi non sono in grado di... Prima occasione, Luca, ti invitiamo. Ti invitiamo a discutere perché questo è una bella conferenza, una bella chiacchierata. Una bella chiacchierata. Vedete, la miniera rende possibile anche questo, insomma, Unione Popolare e il nucleare. Incredibile. Grazie mille, Elena. Grazie ovviamente a Luca. Scusate per questa interruzione. Grazie a te, Ivan. Possiamo sicuramente riorganizzarci. Grazie mille. Ciao, grazie Luca. Ciao. Ciao.